Ho sempre avuto questa grande passione per la scrittura, quella che mi deriva dal fatto di essere sempre stato un grande lettore, un lettore onnivoro. A un certo punto un lettore onnivoro desidera vedere scritta la storia che non è mai riuscito a leggere e questa è stata la molla iniziale che mi ha portato a scrivere racconti. In particolare ho privilegiato sempre il racconto breve perché è una forma narrativa non troppo sfruttata che io ho coltivato fin diciamo dalla più tenera età, così ho voluto mettermi alla prova. A un certo punto ho partecipato ad alcuni concorsi letterari, così un po' per gioco e per curiosità, per vedere se le cose che avevo nel cassetto potevano avere una loro validità. A sorpresa questi concorsi a livello locale sono conclusi positivamente, con dei riscontri positivi, qualcuno l'ho vinto, in qualcun altro c'era stato un buon piazzamento o comunque un buon riscontro, allora questo mi ha fatto decidere a fare il salto e a provare a pubblicare una prima raccolta di racconti. Il risultato positivo di questo interessante ha fatto sì che io abbia perseverato nell'errore oppure nella mia convinzione, per cui tutti gli anni io ho cercato compatibilmente con quelli che sono i miei altri interessi e la mia attività di continuare questa attività di pubblicazione, sempre portando racconti brevi. E una serie di raccolte che ormai sono già 5, a cui ho affiancato poi anche altre attività di scrittura di favole o anche di aforismi, di piccole poesie. Io ho sempre privilegiato il racconto per due motivi. Uno, in particolare, ha a che fare con la mia natura, cioè abituato a spaziare tra tanti interessi, il racconto dà la possibilità di intervenire in tutta una serie di generi, anche tra loro molto diversi, e riuscire quindi a narrare tante storie e riuscire a farlo utilizzando anche il dono della sintesi e riuscendo, partendo magari da un'intuizione, andando a ritroso, in poche pagine, a concentrare o riuscire ad abbozzare un personaggio, le caratteristiche di uno o più personaggi o anche usare un meccanismo che consente di inserire la morale della storia in poche pagine. Il motivo dell'ottovolante è praticamente, perché l'ottovolante si chiama così, dipende ormai da quello che è una specie di marchio di fabbrica. Ogni libro pubblicato che contiene racconti ha un riferimento numerico nel titolo. Il primo si chiamava 12 piccoli amici. Era un titolo che mi era stato suggerito perché i racconti erano 12, erano piccoli, e perché come autore speravo che qualcuno di loro potesse diventare amico del lettore. Siccome è piaciuto questo titolo e anche il gioco che richiamo ai 10 piccoli indiani di Agatha Christie e così via, io dopo ho perseverato tra la disperazione del mio editore che poi confondeva i titoli, per cui dopo sono nati 10 lode, ho fatto 13, 10 decimi. Ogni riferimento numerico indica qual è il numero dei racconti contenuti nel libro. Quindi 8 volante significa che dentro ci sono 8 racconti. Però nel titolo c'è normalmente anche una seconda chiave di lettura. Nel caso dell'8 volante, l'8 volante, come sa chiunque ha avuto la possibilità di starci sopra, si riferisce a un periodo, insomma, della mia vita in cui ho scritto questi racconti, in cui pieno di alti e bassi. Il rapporto tra letteratura e teatro è un rapporto sicuramente molto complesso. Per quello che riguarda la mia esperienza personale, ammetto che quando ero partito la mia intenzione era semplicemente quella di apprendere alcune tecniche teatrali che mi permettessero di essere più incisivo nelle presentazioni. Devo dire che invece ho scoperto tante possibilità, tante potenzialità, tante individualità molto pregevoli e dal contatto anche con queste persone che hanno portato il loro vissuto e portano il loro vissuto nei lavori teatrali che noi compiamo, io sono certo di averne avuto un arricchimento, anche uno stimolo e anche una serie di idee aggiuntive che prima o poi riuscirò a mettere in forma letteraria. Il rapporto con la letteratura dell'infanzia era per me assente all'inizio, quando ho cominciato a scrivere. La nascita di mio figlio, Ettore, ha cambiato un po' totalmente la mia prospettiva, per cui a quel punto mi sono ovviamente interessato al mondo dei bambini e in particolare ho provato anche a sperimentare, a produrre alcune favole. E il risultato è stato positivo, perché poi abbiamo fatto con un altro ragazzo animazioni nelle scuole e questo mi ha permesso anche di sperimentare
scrittura e disegno nella forma del fumetto, perché ho realizzato durante questa animazione una serie di illustrazioni per alcune favole che si chiamavano L'occhio di Falco in particolare, Rospo Gerardo, e quindi ho visto che sono un pubblico molto difficile, molto però ricettivo e assolutamente molto stimolante.